La Commissione Sanità e Servizi Sociali del Consiglio regionale, presieduta da Massimo Buconi, ha ascoltato nella sala partecipazione le osservazioni dei soggetti interessati alla proposta di normativa per l'accreditamento e il funzionamento dei servizi socioassistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale. Prevede le comunità di accoglienza sociale, residenze a bassa intensità assistenziale e con bassa complessità organizzativa e le strutture di pronta accoglienza, strutture residenziali caratterizzate da elevata flessibilità organizzativa atte a soddisfare in modo immediato e temporaneo i bisogni primari di soggetti adulti privi del supporto di una rete familiare adeguata anche con figli minori al seguito. Non sono le sole strutture già operanti in Umbria, ma finora mai normate, e i responsabili della Caritas e delle cooperative sociali hanno chiesto un po' di elasticità per continuare la loro opera di sostegno ai più deboli, avvalendosi più del regolamento per le civili abitazioni, in molti casi si tratta proprio di case di accoglienza, che del regolamento 16 del 2012, cui fa riferimento il testo proposto dalla Regione per dare piena applicazione alla legge 26, quella sul sistema integrato dei servizi sociali. Tutti d'accordo sul numero massimo di ospiti delle strutture, 30 persone, e sulla durata della permanenza, 90 giorni, salvo che non sia prevista una permanenza maggiore regolata da accordi istituzionali, atta a consentire il completamento del percorso di recupero sociale, prevedendo anche l'inserimento del soggetto nella comunità di accoglienza sociale. Chiesta anche l'inclusione fra i requisiti per l'esercizio di un'alternativa tra titolo di studio e esperienza sul campo, per non penalizzare chi può dedicarsi alle attività con la dovuta competenza pur non avendo ancora maturato l'esperienza biennale prevista dal regolamento.